Oggi, come dicevamo, è per noi un momento storico e finalmente abbiamo visto accolta questa autonomia gestionale e amministrativa di Pestum e Velia. Il Parco Archeologico di Elea Velia ad Ascea, aggregato al Parco Archeologico di Pestum, in un unico istituto autonomo diretto da Gabriel Zuchtriegel, dopo l'ottimo lavoro svolto a Pestum. Venerdì, presso l'auditorium della Fondazione Alario per Elea Velia, si è svolto così un incontro per scrivere insieme un progetto per Velia, con il coinvolgimento dei cittadini, oltre che delle istituzioni. A parlarne ai nostri microfoni è stato proprio il direttore Gabriel Zuchtriegel. Eh sì, noi lavoriamo su una vera fusione delle due realtà, il Parco Archeologico di Pestum e Velia. Vogliamo ovviamente cercare di far conoscere Velia a più persone, anche Pestum, però Velia è troppo poco conosciuta, c'è un patrimonio immenso, ma anche immateriale. Pensiamo che è il luogo della scuola eleatica, Parmenide, Zenone. E quindi spiegare, raccontare, andare ai luoghi del pensiero è una grande opportunità per avere un'esperienza molto particolare che credo si possa avere solo qua. Ecco, attraverso quali progetti, ecco, quali saranno le sue parole oggi alla comunità di Ascea? Non ha bisogno di presentazioni, la conosciamo tutti per l'ottimo lavoro svolto a Pestum, ecco, ma possiamo già anticipare qual è il suo grande progetto per Velia? Grande progetto, allora molti colleghi mi hanno detto ma la conferenza stampa, no, non è una conferenza stampa oggi, ma un incontro con il territorio, quindi il nostro progetto è condivisione, porte aperte, quindi noi, io ho qualche idea, abbiamo fatto dei sopralluoghi, penso che dobbiamo puntare molto sulla qualità dell'esperienza, sul racconto che offriamo ai visitatori. Non badare tanto ai numeri e agli incassi all'inizio, questo è un risultato che poi si verificherà se lavoriamo bene e poi vogliamo sentire le persone qua cosa pensano, cosa propongono e fare del sito un punto di incontro dove anche il territorio si riconosce e che vive come una cosa propria. Ecco, da dove partire, dove inizierà? Sicuramente ci sono temi per la sicurezza, la fruizione, la comunicazione, la promozione, come possiamo dare anche una mano a tutto un territorio che ha bisogno di sviluppo e noi siamo disponibili a interfacciarci, a parlare con tutti. Intanto si discute molto anche sul museo ecco, di questo momento, un momento espositivo per me. Il momento, soprattutto il museo, non è solo la sala espositiva, ma anche il deposito e il laboratorio, e lì vedo una grande criticità. Noi abbiamo bisogno a Velia di un museo vero che contiene anche depositi, laboratori, spazi per il lavoro dietro le quinte. E questo sarà una grande sfida dei prossimi anni perché così come sono custoditi adesso i reperti sicuramente non può restare, quindi stiamo lavorando su questo.